In questi giorni durissimi le case di riposo sono al centro dell'attenzione. Nel Bresciano, a Barbariga e Quinzano d'Oglio si sono verificati veri e propri focolai di coronavirus che hanno causato la morte di decine di ospiti. Anche Bagnolo Mella, alla Fondazione Casa di Riposo Paolo VI, che ospita 120 anziani, da inizio marzo ci sono stati 22 decessi, come ci conferma il presidente Angelo Chiari. Abbiamo avuto un periodo in una situazione molto molto delicata dove abbiamo avuto un po' di decessi. La situazione si è un po' normalizzata, e abbiamo ancora delle persone che sono sotto controllo, abbiamo isolato quelle un po' più messe, messe male, e abbiamo portato i sani, quelli non contagiati, nella parte della struttura per tenerli lontano da quelli ormai contagiati. E le dico la sincera verità, io in questo momento sto parlando con lei di contagi pur non sapendo se effettivamente siamo contagiati. Se noi presupponiamo che sia così, ma non abbiamo la certezza perché non abbiamo tamponi, non è stato fatto niente di tutto ciò. L'ATS non ha predisposto tamponi per quanto riguarda i ricoverati, e di questi giorni la notizia che ci hanno dato la possibilità di far tamponi sul nostro personale che abbiamo a casa. Perciò dalla settimana prossima faremo tutti i tamponi sul personale che abbiamo a casa. Per non mettere a repentaglio la salute degli ospiti, le visite dei parenti sono vietate, ma per non far mancare loro l'affetto dei familiari è stata avviata la pratica delle videochiamate. In collaborazione con il comune e col sindaco abbiamo deciso di intraprendere la strada della videochiamata. Il comune ci ha donato un tablet, un iPad della polizia locale che usiamo con un telefono per chiamare a casa e per dare la possibilità ai parenti di vedere il familiare che è ricoverato nella struttura e che comunque sta bene, ma che non possono incontrare perché chiaramente la struttura è chiusa a tutti, non può entrare nessuno. Ciao Giulia, ciao Mari, adoro i baci. Manda che la potè. Bacio. Ciao, ciao. Eccoci. Ciao, ciao. Farti vedere ancora. Certo.